prende le cose, le butta in terra, i vestiti, sta violando i diritti umani e le leggi italiane. Allora a me mi sembra qua che veramente questa non è ordinamento democratico dello Stato italiano, siamo di fronte a una tribù tribale. Virginia Raggi fa parte di un gruppo tribale che agisce secondo regole non scritte, quando la legge italiana si fa con le regole scritte, e Virginia Raggi sta facendo questi abusi. Noi chiediamo un incontro a Virginia Raggi e chiediamo che Roma Capitale rispetti la sua delibera. Basta abusi di Stato, questo è il motivo. Allora, la frase che lei ripete sempre. Mi dici nome e cognome? Sì. Marcello Zuinisi, legale, rappresentante Associazione Nazione Roma. Va bene. Si dice tu che non ci puoi aggiungere. Io ti aggiungo che più delegati non forse no. Allora, guarda su di me cortesemente. Allora, questa famosa frase, no, che gira sempre in questi ultimi mesi, questi chiudere i campi, appunto. Chiudere i campi è semplice, si chiude il campo, la gente va per strada. Allora, io come collaboratore della SEGES ed ex operatore dell'Isola Verde, dico che qui c'è un piano di un progetto che noi porteremo alla luce tra qualche giorno quando faremo questa conferenza stampa. Questo piano è stato consegnato da Bruxelles ed è stato consegnato anche sia in Campidoglio che alla sindaca Raggi. Parla chiaramente di chiusura dei campi, ma in un modo più dignitoso e sicuramente più strutturato. E forse Roma ci potrebbe anche guadagnare un encomio per questo progetto. Quindi chiediamo alla sindaca Raggi, al ministro Salvini, a chi per lui, di venirci a trovare, di chiamarci, di contattarci, di sederci ad un tavolo, perché questa gente fra qualche giorno, se non accetta il centro di accoglienza, sta fuori. E quindi cosa succede? Succede che comincerà a fare le baracchine in Lungotevere, le baracchine a Piazza Bologna, e poi una baracchina diventano 2, 4, 5 insediamenti. Torniamo lì a sgombrare i campi nuovamente con altri costi. Questo non lo vogliamo, noi non vogliamo l'apertura dei campi, noi vogliamo che i campi vengano chiusi, ma in un modo civile, in un modo strutturato per questo popolo. Tutto qui. Di nome e cognome? Sono Vincenzo Speranza, sono un operatore del River, dei campi River. Ok, grazie. Come facciamo ad avvisarvi? Vincenzo, puoi prendere... Ci dovrai. Vai, essere richiamato 328 196 2409. I giornalisti mi stanno seguendo in audio, nonostante gli dessi la mia garanzia, la mia nessuno. Ok, quindi mettiamo la percentuale di scolarizzazione 70 che passa